Un po' severa la punizione per il Cosenza, che il pari lo aveva ampiamente meritato. Un tempo per uno per le due squadre, il primo per i reggini, il secondo per i cosentini. Gli allenatori hanno continuato a fare esperimenti, di più Mutti che ha cambiato ancora formazione e schema, alternando tutti i disponibili. In definitiva è stato un buon allenamento in vista del campionato. Per la regina, che andrà a fare visita al Perugia, ci saranno ancora due test per meglio amalgamare vecchi e nuovi. Si giocherà a Napoli in amichevole e a Palermo per l'ultimo turno di Coppa Italia. E veniamo ai gol. Passa in vantaggio il Cosenza, c'è un calcio d'angolo battuto sulla sinistra di Belardi, Oshadogan colpisce di testa sotto misura, ribatte il portiere ma si impossessa del pallone Lentini che insacca 1-0 per il Cosenza. Passano soltanto un paio di minuti e la regina pareggia, sempre Oshadogan nel bene e nel male. Su un cross il difensore ex Amaranto colpisce di testa per alleggerire su Ripa, il suo tocco è troppo morbido ed è abile subito Di Michele a impossessarsi del pallone e scaraventare in gol, 1-1. La vittoria della regina arriva proprio in chiusura di gara, a qualche minuto dalla fine. C'è un calcio di punizione in favore degli Amaranto dalla distanza, prende la mira Leon e con un tiro teso manda il pallone all'incrocio dei pali sulla destra di Ripa, vanamente proteso in